Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel primo episodio di Magic Talk. Io sono Edoardo Gronda e oggi sono qua sul canale di Jap Media TV per presentarvi questo nuovo progetto. Cominciamo subito molto carichi con... aspettate, il portafoglio che mi dà fastidio. Ok. Dovete sapere che il mio portafoglio è sempre pieno, non di soldi, ma di mazzi di carte. E infatti, sempre occupa un sacco di spazio in tasca. Ok. Adesso posso rimetterlo via e stare seduto un po' più comodo. Dicevo, questo programma si chiamerà Magic Talk, ovvero saranno delle chiacchierate, a tema magico. Ci sarà una parte di recensioni di prodotti magici e una parte di storia della magia o comunque una parte che potrebbe interessare a chi vuole provare e iniziare a far magica. Partiamo con la prima recensione. Quello che andremo a recensire oggi è un mazzo molto molto particolare ed è Layer Deck. È prodotto dalla airdeck.com. Ed è un mazzo ideato per chi viaggia, per chi ama viaggiare e per chi ama le cose tascabili, ok? Molto versatile. La scatolina è tutta in plastica, come poi saranno le carte e scopriremo dopo il perché. La andiamo ad aprire e queste sono le carte. Questo è il mazzo di carte. So che è molto strano. Ma la magia è piena di prodotti simili. Ok? Cosa ci dice sul davanti? Ci dice che ci sono 54 carte da gioco, chiaramente sono le 52 classiche più i due jolly. Qualità casino, travel friendly, quindi amiche dei viaggiatori se vogliamo. Waterproof, quindi impermeabili, leggere e extra durevoli. Andiamo a scoprire il mazzo. Il dorso è con questo logo, che è il logo del Layer Deck. Questo è un ventaglio improvvisato con Layer Deck. Non sono assolutamente facili da maneggiare. Questi sono i due Joker con il simbolo dell'infinito, uno bianco e uno rosso, e queste sono le carte. Sono riconoscibilissime, poiché sono rappresentate in tutta la loro grandezza, 10 di cuori, 7 di picche, 7 di quadri, eccetera, eccetera, ma la particolarità sta nelle figure. Chiaramente una figura intera non ci stava, quindi sono stilizzate, ovvero il fante ha questa corona, questo cappello, la donna ha questa corona e il re ha la corona da re, quindi tre tipi di corone diverse per identificare le tre figure principali. Gli assi invece sono semplicemente così. Possiamo andare a controllare se l'asso di picche è il più grande dei quattro, come si usa solitamente. Eccolo qua, l'asso di fiori e l'asso di picche. Direi di no, sono apparentemente della stessa dimensione i semi. Particolarità è che chiaramente il mazzo, essendo nero, ha le figure nere convertite in bianco. Come potete vedere, picche e fiori risultano bianchi, mentre cuori e quadri risultano rossi. È chiaramente realizzato in plastica per essere waterproof. Il feeling non è dei migliori, nel senso non è come un mazzo di carte telato, poiché solitamente questi mazzi, anche quelli che vedete qua, che comunque si usano per la prestigiazione, sono tutti mazzi di carte realizzati in materiale telato. Che poi alcuni siano plastica misto tela è un altro discorso, però in generale, soprattutto le Bicycle, che sono uno dei mazzi, se non il mazzo per eccellenza dei prestigiatori, il mazzo più famoso, è realizzato in tela. Quindi, questo è il Layer Deck.
come già detto, è un mazzo molto molto particolare. Sicuramente è un mazzo che può sorprendere chi non lo conosce. È un mazzo che sicuramente può essere portato in viaggio. È anche relativamente facile da mischiare all'americana. Secondo me un mazzo che ha poco senso, ok? Ha poco senso perché, voglio dire, la scatolina, sì, è la metà di una scatolina normale, però anche portarsi dietro un mazzo di carte standard, alla fine, voglio dire, è vero, questo magari sta meglio in tasca, non c'è la paura di rovinarlo perché è in plastica, non c'è la paura di bagnarlo, però... Non so, a mio parere preferisco portarmi in giro un mazzo del genere che non questo. Oltretutto, chiaramente non è pensato per la magia, poiché eseguire degli effetti con un mazzo le cui carte, se vogliamo chiamarle carte, sono la metà della dimensione delle carte effettive di un mazzo standard, non è che con un mazzo del genere ci si possa fare poi molto. Sì, qualcosa ci si può fare, ma... Non più di tanto, se vogliamo. Quindi, questo era l'Air Deck e... Direi di tornare alle conclusioni finali. Quella che avete appena visto era la recensione dell'Air Deck. L'Air Deck è un mazzo di carte, appunto, come abbiamo appena visto, molto particolare. Ed è pensato sostanzialmente per chi viaggia, per chi ama viaggiare, per chi magari cerca un mazzo di carte o comunque un modo di far magia un po' meno ingombrante, nel senso portare in giro un mazzo di carte non è ingombrante, però in tasca delle volte può risultare scomodo. Con l'Air Deck va un po' a essere limato questo problema, nel senso che è molto più versatile e molto più tascabile. Quindi è pensato sia per la magia in viaggio che per la magia da close-up, chiaramente non per il palco. Magia close-up ho citato. Che cos'è? La magia close-up è quel tipo di magia che va fatto magari al tavolo o comunque in situazioni in cui il prestigiatore è allo stesso livello dello spettatore, ovvero non su un palco, ma magari appunto seduti ad un tavolo insieme piuttosto che in piedi in Street Magic, per esempio. Lo Street Magic è un altro tipo di magia e si esegue appunto per strada. Non è correttissimo il nome Street Magic, in quanto l'ideale sarebbe il Guerriglia Magic, però comunque sono tutte situazioni, se vogliamo definirle, da close-up. Altra situazione da close-up è quando il prestigiatore è ad un tavolo e attorno ci sono seduti gli spettatori. Altro tipo di magia invece è la stage magic, ovvero proprio letteralmente magia da palco. Solitamente in quel tipo di magia si usano attrezzi molto più grandi. Chiaramente c'è anche chi fa stage magic con le carte, c'è chi fa stage magic usando il mentalismo, che è tutta un'altra branca della magia. In genere, nell'immaginario collettivo, la stage magic è sparizione della donna, il taglio in due della donna e tutto quel genere di illusioni che sono diventate famose grazie a prestigiatori e illusionisti del calibro di David Copperfield, tanto per citarne uno. Quindi, appunto, la magia si divide in tante branche, per esempio la stage magic, per esempio la close-up magic, per esempio il mentalismo. Tutte queste diciamo divisioni fanno comunque parte del macro gruppo dell'illusionismo, se vogliamo, della prestigiazione, che poi si differenziano in vari modi, però questo è un altro discorso. Chiaramente non esistono solo queste divisioni, ma esistono molte più divisioni e sottocategorie. Per esempio, se vogliamo, nel mentalismo rientra la psicocinesi, rientra la bizarre magic, che è un altro genere ancora,
non completamente assimilabile al mentalismo, ma comunque ne fa parte, se vogliamo. E quindi la magia e la prestigiazione sono un mondo veramente immenso, un po' come la musica, con tutte le sue sottocategorie e sottosottocategorie. Anche la magia è esattamente uguale, in quanto comunque la magia è un'arte come la pittura, come il teatro, come la musica, eccetera, eccetera, a pari livello le metterei. Chiaramente, ultima categoria che ho dimenticato di aggiungere è la visual magic, ovvero la magia visuale che ultimamente sta spopolando in quanto fatta in video, fatta per i social network, per i social media, quali Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. E quello è un altro tipo ancora di magia e pensate che esistono degli effetti che sono pensati solo per essere realizzati davanti a una videocamera. Abbiamo un po' riassunto le varie categorie della magia. La prossima volta, il prossimo episodio, sarà più incentrato sulla storia della magia e su alcuni personaggi fondamentali per la magia. Vi ringrazio di aver visto questo video. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere il video sui vari social network, mettere mi piace e lasciare un commento se vi va in cui mi dite cosa vorreste sapere di più sulla magia, in cui mi fate delle domande e io sarò lieto di rispondervi nel prossimo episodio. Ciao! Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.